Giorgio Romano Vitali ci parlerà della politica della Chiesa per l'Italia dal 1870 in poi. Allora, beh, ne parleremo a 10 minuti. Due parole su Giorgio. A volo, come suol si dire, d'Aquila. Allora, Giorgio Vitali è nato a Ravenna, è laureato in chimica pura, specializzazione chimica fisica, all'Università La Sapienza. Ha sempre lavorato fino alla pensione per una multinazionale chimico-farmaceutica, per cui conosce molti segreti e il modo di lavorare di queste organizzazioni sovranazionali. Ha fatto vita politica in alcuni schieramenti nazionali. È stato membro di alcune commissioni presso il Ministero della Sanità, membro della Commissione Scientifica UNESCO, sezione italiana, in rappresentanza delle associazioni ambientaliste italiane. Si interessa di mercato della salute e di geopolitica. Non ho detto tutto, però il minimo va bene. Hai detto a sufficienza. Allora, io mi vorrei proprio allacciare a quello che ha detto colui che mi ha preceduto, e qui ci sarebbero parecchie cose veramente da dire, ma in ogni caso, siccome io le dico regolarmente nei miei siti su YouTube, Accademia della Libertà e Alba Mediterranea, chi vuole andare a sentire quello che ho da dire, che abbiamo da dire, ce la va a guardare lì. Ecco perché io non ho una particolare ansia di dire certe cose. Chi mi vuol vedere, chi vuol sentire quello che penso, lo vedo. Ormai siamo sulla media di 5.000 contatti al giorno, quindi praticamente le cose stanno lì e tutto quello che c'è da dire lo diciamo. Però io sono felice di potermi agganciare a quella persona che mi ha preceduto, proprio perché intanto incominciamo a dire che cos'era la Banca di Roma. Perché nella Banca di Roma c'era una specifica eredità che chi mi ha preceduto l'ha detta. Ora, la cosa strana è che questa eredità non risulti in maniera evidente, ma è l'eredità più importante che si possa dire, no? Hanno seguitato a operare esattamente come facevano prima, esattamente, che l'hanno scoperti, perché erano più loro che controllavano il gioco. Poi l'altra cosa, sempre in quel settore, no? Perché poi devo agganciare una mia esperienza personale, è molto indicativa e molto importante su questo argomento. Io ho una causa in corso contro Unicredit. Ma Unicredit che cos'è, scusate? La sommatoria di alcune banche. L'aggregazione. Certamente. E quali erano le banche? Quali erano le banche? San Paolo, Santo Spirito. No, San Paolo no, Banco di Santo Spirito. Sì. Che ha fatto Cassa di Risparmio di Roma. Sì, altro. O no? Sì, Cassa di Risparmio. E Banco di Roma. Sì. Che stranezza, l'Unicredit gestisce anche i Monti dei Pegni. Ma i Monti dei Pegni da chi erano gestiti prima dell'Unicredit? Allora, queste cose o si sanno o non si sanno. Io appunto sono intenzionato a scompaginare un po' le carte, perché il convegno è stato importantissimo, ma poiché io sono sempre stato molto interessato a dire le cose come stanno e come sia veramente molto difficile che in un qualsiasi convegno, anche se ampiamente espressione di molti punti di vista, peraltro validissimi, a me è risultato che qui ci sia una componente che non è mai stata presa in considerazione, ed è la componente in assoluto più importante della vita nazionale. Ed è la Chiesa Cattolica. Il terzo stato. Allora, scusate un minuto, ma per quale ragione c'è questa distorsione, no? Di immaginazione, per cui in un convegno importantissimo con il cui hanno partecipato un sacco di persone non si parla degli interessi economici, finanziari della Chiesa Cattolica, che sono quelli che condizionano di tutta la vita nazionale italiana. Ave. Non è possibile che non debba essere percepito questa cosa qui. 2 milioni di miliardi di euro di capitale. Allora, tra i 2 e 4 milioni di miliardi. Allora, e rientriamo nel fatto dell'esperienza mia. Allora,
faccio una causa all'Unicredit, no, all'epoca era ancora Banca di Roma, adesso non ricordo bene, insomma loro mi chiedono dei soldi e mi fanno causa. E io faccio questa causa, se non che la controparte non porta la documentazione. Allora voi sapete che se tu non porti la documentazione non puoi chiedere i soldi, che chiunque che sia una persona onesta non chiede i soldi a una persona se non porta la documentazione del suo credito. Allora la causa è incominciata una ventina d'anni fa, mi pare, 15 anni fa, eccetera, e inizialmente abbiamo trovato un compromesso. Abbiamo trovato quello per chiuderla lì, perché praticamente l'avvocato di European Consumers, che per conto di Asso Consumatori mi sosteneva, che non è Vittorio Marinelli, nostro amico comune, ma uno dei collaboratori di Vittorio, a un certo punto ha detto: beh, guardi, caro signor giudice, facciamo una cosa. Lei scali tutto quello che deve scalare, perché mi avevo chiesto 60 milioni, alla fine è uscito fuori gli devo dare 11.000 euro, e questo è indicativo di un'altra tendenza culturale. Perché se io ho avuto ragione da quel punto di vista lì una ventina d'anni fa, significa che qui abbiamo a che fare con un popolo completamente addormentato, rincoglionito, de teste de cavolo, i quali hanno e subiscono sistematicamente qualsiasi imposizione. Qualsiasi imposizione. Ci sono pure i problemi di chi, quale affidare la causa, a chi è avvocato, ci sono tutti questi, oppure avere allora, quelli che si vendono. Cioè, allora, lo so, ma tu non ti puoi perdere nel dettaglio quando la sostanza è di questo sì, tipo. Uno deve sempre lottare, però i problemi sul tavolo sono tanti. Io non voglio entrare in quel merito, perché magari ci trovassimo in quella situazione. Cosa è successo? È successo che alla fine è uscito fuori quella sentenza, giustamente. Il mio avvocato, che è l'avvocato Maurizio Cerchiara, che aveva poco tempo prima vinto una causa all'appello per la moglie, che è stato dichiarato dall'appello non essere da pagare un conto che non contiene ovviamente l'intera documentazione, siamo ripartiti con un ricorso in appello chiedendo l'annullamento totale del debito, giusto? Allora, il ricorso l'abbiamo fatto nel 2016, ancora stiamo aspettando la prima udienza. Ma io questa cosa la dico per quale ragione? Perché per quale ragione sono dei coglioni che continuano a pagare quando possono non pagare? Io questo mi chiedo. Perché dietro c'è tutto un bagaglio culturale, è un bagaglio culturale che è di questo tipo, perché l'imposizione culturale di obbedire a lor signori, perché loro lo fanno in nome del Padre Eterno, capito? Ha condizionato e continua a condizionare la vita di questo paese. Perché Unicredit non ha portato la documentazione? C'è una ragione. La documentazione la devi portare, se una banca è importante, perché non l'hai portata? Non ci sono più. Perché io mandai, prima ancora di ricevere il decreto ingiuntivo, mandai una lettera, no, alla banca, allora Banca di Roma, chiedendo che mi mandassero la documentazione. E loro mi hanno risposto, papale, dice: guardi, la documentazione gliela mandiamo, le facciamo pagare 3-4 mila lire per ogni foglio. Allora io ho detto: guardate, ve li tenete, perché a me me ne frega niente, lo dovrete portare davanti al magistrato. Ma loro in realtà non l'avevano. Perché non l'avevano? Perché hanno fatto sparire tutta la contabilità dei rapporti tra la Banca di Roma, il credito, la Cassa di Risparmio di Roma e il Banco di Santo Spirito, che erano tutti collegati con i traffici immondi dello IOR, che è un'organizzazione delinquente. Questo non lo sai manco te. Anche le assicurazioni periodicamente, tipo sì, anche le assicurazioni sì, generali, che noi conosciamo quella storia di Parissinotto, non entriamo nel sì, dettaglio, lì ogni 10, 15, 20 anni fanno sparire sì, gli archivi. L'assicurazione è un altro discorso. Metodicamente. L'assicurazione è un altro discorso. Qui abbiamo a che fare con lo York, un'organizzazione a delinquere di assassini patentati, i quali
svolgono la funzione di riciclaggio della moneta sporca. Perché svolgono la funzione di riciclaggio della moneta sporca? Perché sono strettamente legati con gli ambienti mafiosi. Per cui nel momento in cui... Fanno i bilanci creativi. Nel momento in cui noi ci chiediamo per quale ragione esista in Italia un certo potere, dobbiamo rispondere anche che quel certo potere si intreccia sempre. Non è una scoperta che i potentati ecclesiastici traffichino con la mafia, perché la mafia è cattolica. La mafia è un'organizzazione cattolica. Tanto è vero che la mafia entra ed è entrata sempre in gioco negli Stati Uniti d'America per sostenere le posizioni cattoliche. Un po' più vasta perché la mafia è entrata nel momento in cui l'Italia ha perso è un altro discorso, è importantissimo quel discorso che hai fatto tu, perché il concorso della mafia che ha comportato tutta una serie di situazioni come l'attuale è comunque intermediato dalla mafia italoamericana, che per definizione è cattolica. Tant'è vero che la campagna elettorale che avrebbe dovuto portare alla presidenza degli Stati Uniti il buon Cuomo è stata una campagna concordata attraverso personaggi di sicura fede, tra i quali ci mettiamo il buon Sindona e soprattutto Carli. Calvi. Che cos'era Calvi? Calvi era il capo in testa di una banca, per definizione una banca cattolica, perché tu non potevi aprire un conto corrente, mia zia era azionista, non potevi aprire un conto corrente senza presentare il certificato di battesimo, tanto per dire ora. Allora, tutta quell'operazione, in cui dentro c'è stato dentro anche l'omicidio di Gardini e tutto il resto, era un'operazione che doveva portare al governo un esponente cattolico, che era diciamo Cuomo, e che si è trovata contro l'accordo delle due lobby tra i VASP e gli ebrei, e che hanno comportato la morte simbolica e rituale di Calvi e la morte per tazzulilla di caffè del buon Sindona, e che quindi si spiega in maniera molto chiara. Allora, ho detto tutte queste cose, quello che mi interessava dire era questo, e sottolineare come in realtà il vero potere è quello che non appare. Ora, noi dovremmo sapere tutto, ma non lo sappiamo, perché ad esempio quello che mi ha detto, che ha detto quello colui che mi ha preceduto, che è esattamente importantissimo, solo che vanno aggiunte alcune cose. Chi era esattamente Giolitti? E siccome Giolitti era il signore della malavita, con la quale controllava il centro-sud, e questo lo sanno tutti, perché è inutile citare certi importanti scrittori sudisti che hanno detto queste cose, e quindi lui sapeva tutto, non poteva non sapere tutto, sapeva anche che c'erano queste malversazioni, le quali malversazioni però sono la prassi, cioè un banchiere, se è banchiere falsifica, è un falsario. È normale. È un falsario, se no non è un banchiere, racconta palle. L'abbiamo scritto sempre, in tutte le occasioni. È la natura di quelle persone. Anche nel libro che ho presentato, sì. È la natura di quelle persone. Allora, che poi in una situazione del tutto particolare, essendo la Chiesa il vero potere reale che esiste in Italia da 43 in poi, e su questo dobbiamo essere tutti d'accordo, il potere reale in Italia è la Chiesa, nato dagli accordi per cui gli americani erano molto interessati a che il controllo dell'Italia fosse affidato al prete. Anche questo lo dobbiamo dire, no? È così. Sì, in parte. È così. Molto in parte. Però ci sono dei problemi sempre scaturiti dalla prima, seconda guerra. Ma i problemi ci sono sempre. Il problema è che il nostro paese è talmente importante. Il passato incide sempre sul presente, chiaro. Il futuro degli altri. Ma siccome dice che noi non siamo in grado di poter guerra perché abbiamo perso le guerre, e allora ci hanno fatto piatto e contropiatto. Ma c'è un potere.
potere non può non esistere, non c'è spazio dove non esiste un potere. La Chiesa in Italia la Chiesa è il potere, è subentrato. Adesso, per quello non mi meraviglio. Appunto, la Chiesa è subentrata per specifici accordi che conosciamo, e in un momento che conosciamo, no? È subentrata anche col beneplacito di certi personaggi che io dico e ripeto, e c'è della gente che dice non è vero perché quelli tedeschi, tutta gente legata a questi qui. E oggi, come oggi, siccome non può esistere un vacuum, perché natura non fa cit saltus, in Italia comanda la Chiesa, per interposta persona. Magari ci sono degli preti spretati, ci sono degli opus deisti, ci sono intrecci tra massoneria di un vario genere. Papi rossi e papi neri. Papi neri. C'è sempre stato perché sono stati... Perché? Perché l'aspirazione della Chiesa è il controllo dell'intero tessuto nazionale. No, ma io volevo fare un Giorgio, volevo fare solo un richiamo alla prima relazione che c'è stata, e cioè quella di dell'amico che parlava della formazione dello Stato nazionale, dell'intervento di Cavour attraverso la lobby inglese della finanza, eccetera. Sì. La lobby inglese della finanza chiede sempre gli interessi, eccolo lì nel 92 hanno chiesto gli interessi e continuano a chiedere gli interessi. Ma tu immagini, sono trattative che non figurano mai, ma queste sono trattative normali. Quando si parla del tentativo che gli inglesi hanno fatto attraverso ovviamente il potere marittimo inglese, che rappresentava poi il potere dei loro signori che governavano la City, lì si è svolto una lotta che ha visto in gioco due massonerie e la Chiesa. Del tutto casualmente Garibaldi rappresentava in quel momento la massoneria inglese, ma del tutto casualmente. Ripetiamolo per conferma. Si era convertito qualche anno prima. Che è Garibaldi è sbarcato a Marsala, che era territorio inglese. Questo lo dobbiamo chiedere, non è soltanto perché c'erano le navi. C'era un imperio e di nome erano italiano, in realtà erano una dinastia inglese. Il territorio inglese produceva Marsala, che doveva servire ai marinai della marina inglese, chiaro? Ecco, poi c'è tutte le trattative che ci sono avvenute in mezzo. E qual è stato il vero fallimento? Perché quelli i primi a ipotecare o ipotizzare l'unità nazionale sono stati i cattolici. Sotto l'input soprattutto di Pio Nono. Non è che Pio Nono ha sbagliato, quando nel 1848 si è tirato indietro, è subentrata la massoneria, è tutto lì il discorso. Se avesse continuato, oggi l'Italia sarebbe una federazione di stati con a capo Pio Nono o l'erede di Pio Nono, dato che sono sempre uguali, sono sempre loro, capito? Allora, io penso di aver detto un po' tutte le cose, e quello che a me interessa e soprattutto di sottolineare è che se noi entriamo nell'ambito di un'analisi della situazione, ci dobbiamo guardare sempre dai teorici ideologizzati. Mi spiego. Un economista, di formazione economista, senza bisogno di essere stato a farsi imbottigliare il cervello a Harvard, è uno che opera e ragiona secondo schemi preimposti, comunque sia, per indipendente che libero che sia come mente, c'è sempre una mentalità che è quella. Derivante dalle informazioni che sono state procurate. Esattamente. Allora, o noi da questa cosa usciamo, o noi continuiamo a rimestare la merda che sta qui, perché la soluzione, e ecco perché io queste cose le dico, perché siccome l'Italia è un paese creativo, e l'Italia ha sempre creato tutto, compreso la teoria della relatività, ricordiamocene bene, è di Olinto De Preto e non di Einstein, e Olinto De Preto è stato assassinato nel 1921 quando è stata data il premio Nobel a Einstein, ricordiamocene queste strane coincidenze. Quando il signor Einstein era entrato in contatto con la teoria messa a punto da De Preto, all'ufficio brevetti di Torino nel 1910, perché sapeva molto bene l'italiano avendo studiato in Italia. Certo. Ecco, allora queste sono tutte le cose. Quindi l'economia
nessuno la potrà escludere, però in una visione coerente, tradizionale della vita, l'economia deve essere sempre al di sotto della politica, la politica deve essere sopra l'economia. Che poi ci sia l'identificazione tra l'economia finanziaria, la peggiore, con gli abusi continui, continuativi e le falsità, le ipocrisie della Chiesa Cattolica è un altro discorso che deve essere affrontato, però tu non puoi escludere dal panorama generale questa presenza, l'elemento come primario. Invece è stato fatto qui. La funzione primaria. Perché è un discorso di percezione, cioè o ce l'hai questa percezione o non ce l'hai. Quindi noi abbiamo fatto più di una volta dei video in cui abbiamo dimostrato come gli usurai ebrei per tutto il Medioevo e per tutto il Rinascimento esercitavano l'usura per conto della Chiesa. Allora, anche questo, o le cose o si conoscono o non si conoscono, ma se l'hanno fatto per conto della Chiesa, c'era una ragione o no? C'era una ragione etica teologica. Allora, se tu devi risalire all'origine, l'origine è tutta qua, allora il problema va affrontato in questo senso. Voglio dire altre due cose. Bruto, i killer sono sempre mandati da qualcuno. Oh, quando parlo di Bruto mi viene sempre in mente quella definizione che fu data di Fanfani, no? Dice, perché Fanfani è l'antico romano? Perché ha il corpo di Bruto e la testa di Cassio. Di Cassio. Bruto aderì alla congiura perché faceva l'usuraio. E siccome aveva imprestato tutti i soldi... Allo zio? No. Aveva imprestato tutti i soldi a un reuccio dell'area mediterranea. E quel reuccio non li ha restituiti, giustamente, che dovevi restituire? Perché i soldi possono non essere restituiti, signori. Arriva uno che chiede i soldi, non te li do, ecco qui abbiamo un esempio. Che fai, Dormazio? Abbiamo Orazio che quando gli chiede i soldi dice no, non te li do, dice che vuoi, e dice che non so, hai sbagliato, vai a chiederli a un altro, no? Oltretutto abbiamo una marea, marea di sentenze a nostro favore oggi. Perché non sono pagare il più tardi possibile. Le sentenze, ad esempio, della Cassazione ce danno tra giorni. Tutte le sentenze che ci sono oggi che hanno messo in crisi Equitalia, determinandone l'espulsione di quel massimo delinquente che è Befera, sono dovute al fatto che abbiamo fatto mettere sotto indagine di cittadini i quali si sono ribellati e in ogni caso hanno vinto le cause. Allora, ritornando a Bruto, alla causa principale per cui è nato poi tutto il resto, perché l'impero romano e tutto il resto è nato da un assassinio, che è l'assassinio di Giulio Cesare fatto da Bruto, il quale sotto la veste di difensore della Repubblica, come sempre tutti i difensori della Repubblica, era in realtà un usuraio, al quale non avevano dato indietro i soldi dell'usura. Allora, qual è il consiglio finale? Io volevo leggere alcune cosette qui, ma comunque vi consiglio questi libri. Questo è uno dei libri più interessanti. Se uno non legge questi libri, non capisce qual è l'incidenza della Chiesa sulla ricchezza degli italiani, la percezione continua di una ruberia continuata, concordata con lo Stato, concordata con gli americani, concordata con la mafia, una continua, sistematica ruberia, di cui noi non ci rendiamo conto. Un quarto degli immobili romani, proprietà, immobili storici di tutti i generi, proprietà del Vaticano. Adesso ti rispondo, ruberie, noi parliamo dell'8 per mille. L'8 per mille è esattamente quello che spende la Chiesa per fare la pubblicità dell'8 per mille, sui muri, alla televisione e quant'altro. Tutto riciclato e tutto spesato. Dice, allora, loro dicono in televisione, no? Dice, ecco, chiedi a quello, chiedi a quell'altro. Ma chi chiede? Di quello sarebbe bello parlare, a chi lo vai a chiedere, poveracci? Chi c'è dietro all'immigrazione? Alla migrazione selvaggia in Italia, gli interessi della Chiesa. Tanto che
il Papa stesso è andato lì a tutelare i propri interessi. Lo abbiamo denunciato. Abbiamo denunciato il Papa. Mamma sì. Abbiamo denunciato per una marea di reati. Fra l'altro, quali? Va detto una cosa, allora, è andato lì a fare il Salvatore, no? Accogliere i nostri fratelli e pure. Accoglielo tu. Allora, casa cioè, la legge dello Stato del Vaticano, che non entro nel dettaglio, cose che partono da 300 anni fa, ma che sono la state... legge, no, la legge dello Stato del Vaticano sì. È stata firmata da Wojtyla. In nome no, di Gesù Cristo, Signore certo, dell'universo. Lui è uno Stato assolutista in cui il comandante in assoluto, inappellabile, è il Papa. Questa è la ragione per cui hanno inguattato Benedetto XVI, lo carceravano. Dentro lo Stato del Vaticano, se non vieni richiesto, non ti presenti e io valuto se mi considero di entrare o meno, ma se non vieni richiesto non puoi entrare e se entri ti mandano in galera. È un reato grave, vai in galera subiudice, non si sa se per 6 mesi, 1 anno, 20 anni. Sì, ma poi chi è il giudice? Chi è il giudice? Potrebbe chiaro. Essere un prete, un prete questo, pedofilo. Cioè, uno che, che vuole, vuole qualche prestazione in cambio di una soluzione. Che va in giro a dire queste cose, è uno che sta prendendo, menando il can per l'aia. Cioè tu sei in perfetta malafede, sei un delinquente assoluto. E noi l'abbiamo denunciato per questo. Tanto è vero che noi diciamo sempre, e se vuoi la soluzione, bacia pure sto cordone. Dai! Ma dai! Scusa, Giorgio, fammi intervenire. Sì, adesso devo rispondere prima a lei, poi intervieni tu perché sono cose importanti. Abbiamo anche parlato appunto di importanza della... Qual è il grande centro benessere di gay? Di cosa? L'Italia. Dove si trova? Diciamo, modifiche. Chi è? Chi è che la fa? Dove c'è la fondazione? Poi dopo... Giorgio, nel palazzo della... Se mi date l'indirizzo... Lì stava... Centro benessere per gay. Centro benessere. Centro benessere. Giorgio. Col cardinal Bertone. Io ho seguito l'intera giornata del convegno, con cui logicamente non sono un economista, mi sono fatta un'idea. Però la cosa che è emersa, penso su questo ci troviamo tutti d'accordo, è la ciclicità di certe cose. C'è chi vede questa ciclicità per esempio anche in altre cose. Io faccio studi un po' particolari e mi sono ritrovata parecchio in queste ipotesi. E questa è la prima parte. Un'altra cosa che io ho notato facendo le mie ricerche, mi trovo d'accordo che non quando dice che questa è la società più materialista che sia mai esistita. È fuori discussione. Allora, io mi sono fatta una domanda, visto che il problema che stiamo affrontando, più di qualcuno ha detto che una crisi così grande in fondo non c'è mai stata, no? da quelle che conosciamo. Che forse no, con questa crisi serva a far riportare all'uomo l'attenzione a se stesso da un'altra parte, in un'altra sfera che non è quella materialista invece? È un'ipotesi ottimistica. Allora, nel momento... per quello che si legge per esempio per quello che sono i cammini iniziatici, il cammino dell'iniziato è un cammino fatto di dolore e sofferenza, perché attraverso il dolore e la sofferenza non è detto, lo dicono loro, non è ben diverso. No, io non ti parlo per la Chiesa, aspetta, cioè io ti parlo al di fuori perché io le religioni le contesto. Perché per me è l'uomo e Dio, quindi figurati quando sto fuori. Però proprio perché abbiamo perso questa dimensione, questo sapere che forze diverse ci portano nei problemi, perché solo attraverso i problemi possiamo capire e farci le domande importanti? Allora, il denaro, la materialità è una distrazione e tutti questi problemi ce l'abbiamo perché dobbiamo ritrovare noi stessi? Ma francamente, dai, rispondigli tu. Secondo me non c'è nessuna finalità positiva in queste crisi cicliche.
perché le crisi servono soltanto ad una... Se non c'è risveglio, non c'è la... Evidentemente è molto lontana come ipotesi, anche se potrebbe essere così in una prospettiva... Suggestiva, dire, suggestiva. Cristiano-cattolica e suggestiva, come dice giustamente Quagliarotti. Io sono convinto che invece servano ad altri scopi le crisi cicliche, appunto perché sono cicliche. E dove portano le crisi cicliche? Portano poi all'accettazione di una situazione sociale ed economica che dovrà essere disastrosa, per cui dovranno essere accettati in questa prospettiva altre soluzioni che saranno sempre proposte dal potere, ma mai migliorative per la società. Quindi rimaniamo nella materialità e non rimaniamo nella piena, nel pieno materialismo. Ci troviamo noi stessi, quindi schiavi eravamo e schiavi. Anzi, siamo sempre, siamo diventati, sono un po' pessimista io in questo, ma non vedo via d'uscita che siano diverse da questa. No, certo. Io comincio a non esserlo più. Io ritengo che sia proprio questa la vera finalità. Se posso aggiungere una postilla, a quanto ha detto il mio amico, lo sbocco di questo scenario, che può sembrare apocalittico, ma c'è molto vicino, è quello della trasformazione di centinaia di milioni di persone in schiavi, perché la povertà che in pratica è arrivata a livello generale ha distrutto interi ceti borghesi, ha distrutto i giovani, ha distrutto le prospettive, Cioè la gente si suicida per i problemi di fronte, e soprattutto non ci abbiamo la solidarietà. Allora è vero il problema degli immigrati, ma noi stiamo soltanto ripagando un qualche cosa, perché questi paesi li abbiamo sfruttati. No, e perché non lo pagano scusi, va avanti per schemi, mi perdoni. No, questo è uno schema mentale, scusi. No, non è uno schema. Perché? Ma c'è di più da aggiungere. Che adesso noi dobbiamo pagare, pagare perché abbiamo sfruttato questi da un punto di vista coloniale. È una cosa stessa. Andiamo là, senti che andiamo, ma l'Italia non ha se mi permette, c'è di più da aggiungere. Grazie Giorgio Vitale. L'Italia non ha fatto questo. È uno dei medici che producono le armi.